perché ho frequentato quei posti per tanti anni. Follonica, me la ricordo, Puntala, sono posti meravigliosi. E anche retroterra di Grosseto, cittadina tranquilla, serena, piacevole, non sembra neanche una città, quasi. E credo di fargli un complimento, giusto? Sì, con queste colline piacevoli. Ecco, sì, aver protetto l'ambiente è un grande merito e vi faccio i complimenti. Nel 1970, maestro, lei insieme a Lucio Battisti ha compiuto un'impresa faraonica per quel periodo, ovvero montare su due cavalli. E partendo da Milano siete arrivati fino a Roma, attraversando in lungo l'Italia. La Maremma e anche Grosseto è stata tappa per tanti vostri momenti particolari che lei ha più volte raccontato. Ecco, la cosa che vogliamo chiederle in particolare è quanto la suggestione dell'ambiente selvaggio della Maremma, della popolazione che ha incontrato, quegli scorci panoramici che ha vissuto cavalcando per ore in sella ad un cavallo, hanno condizionato e hanno anche influenzato il suo modo di scrivere le canzoni. Beh, riguardo all'influenza sulla scrittura, diciamo, non è che ha un particolare rilievo, non la Maremma che io amo, ma è il fatto che io mi estraggo dal luogo dove sono. Cioè, ho scritto una volta una canzone mentre vedevo un film, quindi figuriamoci, capito? C'è l'isolamento totale dal luogo, mentre la Maremma è un luogo dove vale la pena di andarci per apprezzarla, per vivere, non per scrivere le canzoni. Nel senso, si può anche scrivere una canzone, per carità di Dio. A parte il fatto che quando abbiamo fatto questo giro eravamo così stanchi. È capitato un paio di volte che non avevamo neanche stivali per dormire. Tantemente eravamo stanchi che dormivamo su due lettini con gli stivali. Con E quindi, però, la Maremma ce l'ho in mente in questi luoghi, in queste passeggiate, c'è anche di là una fotografia. Soprattutto la parte vicino al mare, no? Parallela, noi percorrevamo questa parte parallela al mare dove c'era un bosco, poi c'era il mare, no? E su quelle stradine sterrate camminavamo, magari adesso le hanno anche svoltate, No, ancora, ma fortunatamente no, fortunatamente fortunatamente no. no. Mi ricordo che c'è quel posto, come diceva il sindaco, che su un ponte. Il mio cavallo, sentendo il rumore degli zoccoli su questo ponte che suonava in un modo, si era spaventato, per cui a metà del ponte voleva tornare indietro, per cui io lo mandavo avanti. Insomma, c'è stato proprio un discorso, sono arrivato sudato dall'altra parte, perché è stata tutta una lotta fra me e lui e il cavallo che. E poi la cosa che è più divertente è che quando sono arrivato di là, io dopo diversi minuti, diverse lotte, eccetera, eccetera, è arrivato Lucio col suo cavallo, l'ha attraversato praticamente lentamente, ma neanche in un minuto.